Un'inversione di rotta per riportare il turismo al centro della politica nazionale. La chiedono a gran voce le regioni e le imprese, la vuole fortemente il governo che nel 2014 presenterà un pacchetto di misure per rilanciare il settore. Il tema è stato al centro di un dibattito organizzato da Forum PA a Roma il 4 dicembre. Misure per favorire la riqualifica e il consolidamento delle strutture recettive, aggregazioni regionali con lo strumento delle reti d'impresa, innovazione di prodotto e incentivi per le start-up digitali con giovani al di sotto dei 35 anni. Il turismo non è fatto solo di grandi città d'arte. Come affermato dal governatore della Basilicata, Marcello Pittella, il turismo è una delle priorità della sua regione, che solo negli ultimi 3 anni ha speso 350 milioni di euro per ristrutturare il patrimonio inestimabile dei Sassi. Le iniziative a favore delle start-up possono incentivare i giovani a creare microimprese che sfruttano le potenzialità del digitale. Ma la Basilicata paga ancora i problemi infrastrutturali e la mancanza di snodi ferroviari. L'Italia recuperi terreno rispetto a competitor come la Spagna. Se è vero che la spesa pubblica per sanità e welfare pesano troppo sul bilancio dello Stato, non bisogna tralasciare le risorse del futuro. Così il presidente del Formez, Carlo Flammon, che richiama la necessità di utilizzare al meglio i fondi europei della programmazione 2014-2020 per il rilancio del settore. Dobbiamo, da questo punto di vista, mettendo insieme, facendo sinergia, fare un servizio che sia comune a Stato centrale, alle regioni, in cui il turista si senta sicuro, il nuovo turista, che è un turista che viene dalla Cina, dalla Russia, dalla Corea. La proposta del Formez è quella di assistere i turisti con un servizio standard multilingue condiviso con le regioni, intercettando così le esigenze di nuovi mercati come quelli cinese, russo e sudamericano. Tra le esperienze più innovative c'è quella della Toscana, meta sempre più apprezzata dagli stranieri ma poco battuta dagli italiani a causa della crisi economica. Abbiamo fatto recentemente in Toscana gli stati generali del turismo e del commercio proprio per confrontarci col sistema delle imprese, col sistema delle istituzioni, quindi con tutti i player del mondo del turismo e capire in che direzione andare per riuscire ad incrementare sempre di più il settore del turismo variamente inteso. Nel frattempo il governo sta per varare nuove norme che si affiancano alla legge di stabilità. Oltre all'iniziativa legislativa, l'esecutivo sta portando avanti un'azione di governance per promuovere unitariamente l'offerta turistica in tutte le regioni, favorire le imprese digitali anche in vista di quel grande appuntamento che è Expo 2015.